Buon pomeriggio a tutti gli amici di Di Diritto, l'organizzazione che mette insieme avvocati e consulenti con competenze specifiche per fornire, attraverso team altamente specializzati, assistenza e consulenza a imprese, privati, enti, utilizzando anche gli strumenti del web, ma non tralasciando mai il rapporto personale fiduciario tra professionista ed utente. Oggi, in questo nostro secondo appuntamento con gli eventi di diritto, continueremo ad affrontare il decreto Cura Italia e le sue varie sfaccettature. Incominceremo dall'esame delle modifiche apportate alla cassa integrazione, all'assegno ordinario fisse e agli altri sostegni all'occupazione, continuando con l'individuare altri strumenti economici a sostegno delle imprese, sia a carattere nazionale che regionale. E concluderemo con la garanzia del credito da parte dello Stato. Incominciamo subito con la collega ed esperta in diritto del lavoro, avvocato Laura Liegi, che ci parlerà appunto della cassa integrazione guadagni, dell'assegno fisse e degli altri strumenti a sostegno dell'occupazione e delle imprese nella crisi economica da pandemia. A te la parola, Laura. Sì, senza dubbio il decreto numero 18 del 2020, così come chiarito con la circolare numero 47 del 2020, la circolare INPS, ha portato notevoli aiuti alle aziende che hanno visto la riduzione, la sospensione dell'attività lavorativa e quindi la difficoltà nella erogazione degli assegni ai lavoratori. Ora, gli ammortizzatori che sono inseriti chiaramente nel decreto Cura Italia sono gli ammortizzatori che noi già conosciamo. Parlo della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario del fondo di integrazione salariale, l'assegno ordinario e fondi di solidarietà bilaterali alternativi, la cassa integrazione in deroga, la cassa integrazione speciale per le imprese. A seconda della tipologia di attività svolta, a seconda del numero dei dipendenti e a seconda dell'adesione o meno a fondi di integrazione salariale, l'azienda opterà per questo o quell'ammortizzatore sociale. Il periodo di riferimento parte dal 23 di febbraio fino al 31 di agosto, salvo che per la cassa integrazione in deroga, in quel caso sarà la Regione a stabilire i limiti temporali. Il periodo di riferimento saranno 9 settimane, a meno che in futuro queste vengano prorogate. Ma in cosa consiste effettivamente la novità del decreto Cura Italia? La novità sta senza dubbio nell'espansione della fruibilità e soprattutto nello snellimento dell'iter procedurale. Infatti viene abolita completamente l'istruttoria, che era assolutamente necessaria in passato. Difatti adesso occorrerà una breve consultazione anche telematica in via sindacale con i sindacati comparativamente più rappresentativi. Vi è l'abolizione dei verbali e delle relazioni, sempre un tempo assolutamente obbligatori, che dimostrino effettivamente lo stato di necessità, perché in questo momento chiaramente lo stato di necessità è in reiterata. Vi è l'abolizione del contributo addizionale, vi è l'abolizione dei limiti di anzianità delle società, delle aziende, vi è la possibilità, come dire, per il lavoratore di essere retribuito direttamente dall'INPS o dal fondo o dalla regione a seconda dell'ammortizzatore sociale a cui si fa riferimento. Se il lavoratore durante per esempio, la fruizione della cassa è in malattia, sarà prevalente la cassa. O ancora vi sarà appunto una sospensione dell'eventuale altro ammortizzatore già applicato, per esempio la cassa integrazione straordinaria, per l'applicazione dell'ammortizzatore scelto. Per quanto riguarda invece i lavoratori, dovranno semplicemente avere un contratto di natura subordinata a tempo indeterminato e dovranno essere in forza il 23 di febbraio del 2020. Dovranno chiaramente essere stati già in forza nel febbraio del 2020. Discorso diverso è nell'ambito dell'appalto, cioè se il lavoratore dopo il 23 di febbraio 2020 è passato a nuovo datore di lavoro, sto pensando per esempio all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale pulizia, chiaramente vigeranno le stesse regole e avrà comunque diritto a fruire dell'ammortizzatore sociale. Avvocato Liegi, per quanto riguarda gli assegni familiari,
c'è una diatriba su come possa essere risolto questo problema. E questo problema come e se sarà risolto? In che maniera? Effettivamente c'è una disparità di trattamento che non ha ragione di esistere. Coloro i quali percepiscono la cassa integrazione ordinaria o in deroga percepiranno l'assegno per il nucleo familiare, invece coloro i quali avranno l'assegno perché l'azienda come dire, aderisce al fondo di integrazione salariale non avranno l'assegno per il nucleo familiare. Questa è una disparità che non trova nessuna motivazione giuridica o altro. Per cui ha sollevato tantissime polemiche che sono state messe all'attenzione chiaramente del governo. Si auspica che nel prossimo decreto il governo si impegnerà a rimuovere questa differenziazione che effettivamente non ha nessuna ragione di esistere. Vi ringrazio, questo è il mio breve intervento. Se volete potete approfondire l'argomento leggendo l'articolo che è corredato di una tabella che spiega nel dettaglio il decreto Cura Italia. Grazie mille. Ringrazio l'avvocato Liegi per le precise indicazioni fornite nel tema e passiamo ad affrontare una seconda problematica di cui ci parleranno l'avvocato Danilo Piscopo e il dottor William Petriccione, commercialista, entrambi affiliati e consulenti della rete di diritto. I nostri amici affronteranno la tematica del credito d'imposta ricerca e sviluppo del piano d'impresa 4.0. All'avvocato e amico Danilo Piscopo chiedo quali sono i presupposti normativi per l'applicazione di questo strumento? Grazie Davide, buongiorno a tutti. Fra le misure agevolative in favore delle imprese, il primario interesse nell'ambito del nostro quadro normativo è quello del Piano Nazionale Impresa 4.0, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha incentivato tutte le imprese al fine di cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale. Il piano nel 2020 ha assunto la denominazione di Piano Transizione 4.0 ed è la nuova politica industriale del Paese, che prevede una maggiore attenzione verso i processi di innovazione, gli investimenti green, economia circolare e le attività di design. Questo decreto tuttavia è ancora in fase di attuazione, quindi noi continuiamo a parlare di ricerca e sviluppo, che è fondamentale, importante, in quanto che cosa prevede? Prevede che le misure, oltre ad essere già attive dal 2015, sono immediatamente disponibili da parte delle imprese, quindi non richiedono l'attuazione di tutti quelli che sono i decreti emergenziali che in questi giorni si stanno sovrapponendo e quindi diciamo che fa parte di quelle misure immediatamente percepibili da parte delle imprese. Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali è finalizzato a supportare ed incentivare le imprese che investono in nuovi beni strumentali, sia materiali che immateriali, che siano funzionali alla trasformazione tecnologica e alla digitalizzazione dei processi produttivi. Il credito di imposta, poi c'è ricerca, sviluppo, innovazione e design, che è quello di cui poi parleremo con il dottor Petriccione, si prefigge di sostenere la competitività delle imprese e favorisce in questa maniera i processi di transizione al digitale nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale. Poi c'è il credito di imposta formazione 4.0, che ha la finalità di stimolare gli investimenti nella formazione del personale impegnato in quei contesti lavorativi che hanno ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. È importante poter accedere a questi strumenti non soltanto dal punto di vista, diciamo, prettamente economico, ma anche perché nell'ambito della valutazione dell'impresa, soprattutto ai fini poi dell'accesso al credito bancario, e la cosiddetta valutazione andamentale, che è quella che è stata richiamata nel decreto Salva Italia per quanto riguarda i fondi, l'accesso al credito dai 25.000 fino agli 800.000 euro, è importante perché il rating dell'azienda, attraverso una riduzione dei costi, che è quello che si ottengono attraverso il credito d'imposta nella formazione, e la propensione all'innovazione, alla digitalizzazione, fanno parte degli elementi di valutazione che certamente saranno tenuti in debita considerazione da parte del sistema bancario. Ma di questo naturalmente ce ne parlerà meglio il dottor Petriccione. Grazie a tutti. Grazie a te Danilo e adesso, usando un termine calcistico, passando la palla al dottor Petriccione, che vi ripeto è un commercialista e consulente della rete di diritto,
Gli chiedo specificatamente, ma cosa si intende per attività di ricerca e sviluppo e quali sono le relative implicazioni? Buongiorno Dario, buongiorno a tutti gli amici di diritto. Il credito d'imposta ricerca e sviluppo è innanzitutto il credito d'imposta di cui beneficiano le aziende che hanno investito in attività di ricerca e sviluppo nel periodo che intercorre tra il 2015 e il 2020 ed è determinato in una misura percentuale che oscilla tra il 25% e il 50% a seconda della tipologia di spesa, a seconda del periodo di competenza, però sulle spese incrementali sostenute in attività di ricerca e sviluppo nel periodo d'imposta considerato rispetto alla media che è data dal 2012, 2013, 2014. Quindi questo cosa sta a significare? Che tutte le aziende sono quindi stimolate a investire in attività di ricerca e sviluppo, ma quelle che hanno già investito negli anni passati possono oggi usufruire di questo beneficio fiscale che, tra le altre cose, è un vantaggio incredibile, cioè non è imponibile ai fini dell'imposta sul reddito e fini IRAP, per cui si dice neutrale questo credito d'imposta. E inoltre un altro vantaggio di cui tenerne conto è un credito d'imposta di ricerca e sviluppo è cumulabile con qualunque altra misura agevolativa, a meno che il divieto non deriva dalla misura di riferimento nazionale, regionale o comunitaria. Cosa si intende però per attività di ricerca e sviluppo? La Commissione europea ci è venuta incontro e quindi ha disciplinato le attività che rientrano appunto in ricerca e sviluppo e sostanzialmente abbiamo tre categorie. La ricerca fondamentale, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale. In breve, la ricerca fondamentale è quella ricerca che viene svolta per acquisire delle nuove conoscenze basandosi su fatti reali ed è svincolata quindi da valutazioni di natura commerciale. La ricerca invece industriale è quella ricerca che viene effettuata per acquisire conoscenze che sono poi finalizzate a sviluppare nuovi prodotti o processi o servizi o a migliorare sensibilmente prodotti, processi o servizi già esistenti. Infine, lo sviluppo sperimentale non è altro che, per esempio, lo sviluppo di un progetto pilota o lo sviluppo di un, come dire, un prototipo che si rende quindi necessario per le aziende e che parte da una conoscenza di natura scientifica, per cui non è assolutamente svincolato da un discorso commerciale. Normale che non possiamo pretendere di parlare di sviluppo sperimentale quando entriamo nella logica delle migliorie ordinarie, quelle abituali che un'azienda ogni anno svolge per rimanere chiaramente in vita, ma parliamo di uno sviluppo sostanziale. Ora è normale ed evidente che ci sono delle spese agevolabili che noi dobbiamo considerare all'interno di queste attività. Anche qui andiamo a distinguere le principali. Spese per il personale. Intendiamo il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo, ma anche personale titolare di un rapporto diverso da quello subordinato. Però parliamo di personale effettivamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo e per le ore impiegate in attività di ricerca e sviluppo. Dopodiché abbiamo le quote di ammortamento o anche canone di leasing dei beni strumentali che sono utilizzati per le attività di ricerca e sviluppo. Quindi abbiamo le spese per i contratti di ricerca extramuros, quelli sottoscritti con le università, con gli organismi di ricerca, con le start-up innovative, con le PMI innovative che vengono coinvolte in questa attività di ricerca e sviluppo. E infine abbiamo le competenze e le preventive industriali che si riferiscono a una qualche invenzione industriale che è chiaramente insita nel rapporto stesso di ricerca e sviluppo. Ora occorre andare a stabilire che la certificazione del credito d'imposta di ricerca e sviluppo è il momento attraverso il quale il credito d'imposta diventa fruibile. Questa certificazione nelle aziende assoggettate a revisione legale viene redatta dal revisore dell'azienda o dal collegio sindacale dell'azienda, ma per le aziende che non sono assoggettate alla revisione legale, la certificazione invece è demandata a un revisore iscritto nell'elenco del registro dei revisori nella sezione A, quindi revisori attivi, come si suol dire. È importante dire che il credito d'imposta viene anche indicato nel modello dichiarativo, nel quadro RU, chiaramente della dichiarazione dei redditi di qualunque azienda. Dopodiché, quali sono i soggetti beneficiari? Sono tutte le aziende italiane
a prescindere dalla natura giuridica, dall'organizzazione, dalla dimensione, ma anche le aziende italiane e le società estere che hanno una stabile organizzazione in Italia, che commissionano la ricerca e sviluppo a società estere o che fanno praticamente una ricerca e sviluppo all'interno, nonché le società italiane o le società estere che hanno una stabile organizzazione in territorio italiano, ma che chiaramente demandano a una società estera la commissione di appunto svolgere attività di ricerca e sviluppo. Quindi negli anni la copiosa documentazione ha reso possibile un'estensione dell'attività di ricerca e sviluppo a molteplici progetti. È importante definire che la certificazione di un progetto di ricerca e sviluppo viene a livello tecnico demandato a un ingegnere iscritto ad un albo professionale, perché evidentemente è l'ingegnere che attraverso le linee guida del manuale Frascati dovrà indicare le finalità e i risultati ottenuti dalla realizzazione dell'attività di ricerca e sviluppo. Questo è chiaramente l'obiettivo che si propone il legislatore: incentivare in questo momento drammatico tutte le aziende a poter recuperare sotto forma di contributo spese già sostenute in ricerca e sviluppo, ma al tempo stesso incentivare chiaramente le aziende a sviluppare sempre più attività di ricerca e sviluppo. Vi ringrazio della linea e grazie, attenzione a tutti. Grazie al dottor Petriccione che ci ha, diciamo, illuminato su questa normativa alquanto nuova, nonostante la sua ormai datazione antecedente a questo periodo di particolare difficoltà. E comunque adesso andiamo ad affrontare il tema delle nuove iniziative a favore di imprenditori, artigiani, lavoratori autonomi e liberi professionisti, messa in campo specificatamente dalla Regione Puglia, quindi nella nostra regione. Di queste provvidenze, che vi ricordo sono complementari e non alternative a quelle individuate dal governo centrale, ce ne parlerà l'amica e avvocato Liana Baracane. A te la parola, Liana. Grazie Dario, buonasera. La Regione Puglia l'8 aprile scorso ha stanziato 450 milioni di euro per sostenere e rilanciare l'economia locale. Fra i beneficiari ci sono senz'altro le imprese di tutti i settori merceologici, i lavoratori autonomi, gli artigiani, i liberi professionisti. Si tratta di affiancare gli strumenti finanziari già predisposti dalla Regione Puglia in precedenza, ma con previsioni specifiche e più benevole in ragione dell'emergenza epidemiologica nella quale versiamo oggi. Analizziamo ciascuno di questi strumenti. Il titolo secondo, che abbiamo già esaminato nell'incontro del 3 aprile, quali sono le peculiarità, è evocato per le piccole e medie imprese, sostanzialmente per investimenti. Oggi, in ragione dell'emergenza Covid, è previsto che vi siano contributi a fondo perduto. Per il microprestito destinato a micro e piccole imprese, i cui riferimenti, sempre vi rimando a quanto già detto il 3 aprile, sono finanziamenti sempre a tasso zero, è confermato quindi questo requisito di questo microprestito, ma con una possibilità di rateizzazione fino a 6 anni e modalità di accesso più snelle. Ci sono anche i mini bond. Che cosa sono i mini bond? È la facoltà data a piccole e medie imprese di emettere titoli di credito, la condizione che non siano quotate in borsa e che questi titoli di credito vengano poi acquisiti da investitori qualificati e professionisti e che credono nel progetto di quell'azienda. Chiaramente ciò consente l'emissione di capitali sul mercato con la garanzia della pubblica amministrazione. In questo specifico momento storico è previsto un ampliamento del portafoglio del mini bond. Ci sono anche finanziamenti a rischio.
dove per finanziamento a rischio si intendono quei finanziamenti concessi da sei istituti bancari singolarmente individuati dalla Regione Puglia in ragione di un avviso pubblico che si è tenuto in precedenza. Le cui banche sono state dotate di 8 milioni di euro da parte della Regione Puglia ed hanno il compito di prevedere una progettualità finanziaria per tranche. Ci sarà una tranche junior che è coperta dalla garanzia di Puglia Sviluppo, un'eventuale tranche intermedia che invece sarà garantita dalla Confidi e un'ultima tranche senior a totale rischio bancario. Si tratta di uno strumento chiaramente che consente un più facile accesso al finanziamento da parte delle imprese e anche una maggiore garanzia bancaria. Gli importi erogabili possono oscillare dai 30.000 euro a 1 milione di euro per finanziamenti a medio e lungo termine. Di solito prevista una dazione in ragione di investimenti per beni materiali e immateriali, ma anche per spese in capitale corrente. E in questo caso, in ragione dell'emergenza epidemiologica, le spese che possono essere inserite nel capitolo del finanziamento possono essere fino al 100% dei debiti a breve scadenza, quindi salari, fornitori, utenze, locazione e così via. C'è poi tutta una previsione specifica per il sistema turistico ricettivo e un ampliamento delle garanzie del fondo di garanzia centrale e delle casse depositi e prestiti. Anche in questo caso chiaramente si è trattato di una carrellata velocissima e estremamente sintetica. È chiaro che andrebbe confezionato un abito su misura in ragione delle esigenze di ciascuno, ma questa non è certo la sede più adatta per poterlo confezionare. Certo è che la Regione Puglia dovrà mettere a disposizione questi strumenti nel più breve tempo possibile perché abbiano una reale utilità, perché la carenza di liquidità è un grave problema in questo momento e in questo momento deve essere risolta. Quindi l'abilità della Regione Puglia sarà quella di davvero battere tutti i record burocratici e consentire l'accesso a questi strumenti in brevissimo. Ciò che è già noto e vi riporto è che si tratterà tutti di finanziamenti a bandi allo sportello. Significa quindi che non ci sarà un tempo di presentazione della domanda, ma che le domande potranno essere presentate in ogni epoca fino all'esaurimento delle riserve finanziarie stanziate. Per ora basta così, vi ringrazio dell'attenzione e buon proseguimento a noi tutti. Ciao. Grazie all'amica avvocato Liana Baracane per il suo intervento e adesso andiamo ad affrontare il problema della garanzia del credito da parte dello Stato e nel nuovo decreto, appunto detto Cura Italia. Di questo ce ne parlerà in maniera più specifica l'avvocato Vittorio De Rossas, a cui mi rivolgo nel salutarlo, nel ringraziarlo preliminarmente, gli pongo una prima domanda. Ma come funziona questo decreto liquidità? Grazie Dario. Il decreto liquidità dell'8 aprile 2020, tra i diversi provvedimenti a tutela delle imprese italiane, costituisce tra l'altro il fondo garantito dallo Stato per le piccole, medie e grandi imprese, ammontante a 400 miliardi di euro, erogabili entro il 31 dicembre 2020. Soprattutto per le imprese più grandi, i prestiti sono garantiti da SACE, società partecipata al 100% da Cassa Depositi e Prestiti, che ha tra le sue attività la garanzia finanziaria e la protezione degli investimenti. Mentre per le piccole e medie imprese e le cosiddette partite IVA, le garanzie vengono rilasciate dal fondo di garanzia appunto per le piccole e medie imprese. Voglio subito precisare che la garanzia è applicabile oltre che per i nuovi prestiti, anche per la rinegoziazione dei prestiti già esistenti, purché la banca si faccia carico di erogare un ulteriore prestito, oltre che quello che si richiede, pari al 10% del debito da rinegoziare. Ma quali sono le condizioni del prestito garantito?
La mattina del 9 aprile gli istituti di credito italiani hanno ricevuto la circolare dell'ABI con le modalità da seguire per la concessione dei finanziamenti. Tutti i soggetti aventi diritto possono fare richiesta alla propria filiale per istruire la pratica. Rimane inteso che ancora al momento è possibile solo avviare la procedura per la domanda, che dovrà attendere il via libera ufficiale della Commissione europea. Dalla lettura dei testi ufficiali emerge che i finanziamenti garantiti al 100% sono quelli fino a 800.000 euro, ma con le seguenti differenze. Prestiti fino a 25.000 euro senza alcuna valutazione del merito di credito, ovvero di verifica di affidabilità di colui che chiede il prestito. Prestiti oltre 25.000 euro e fino a 800.000 euro con la valutazione del merito di credito. Preciso che in ogni caso l'istruttore della banca deve attenersi solo ai dati di inizio 2020 e può essere negativa solo in caso ci siano sconfinamenti o inadempienze probabili già accertate al 31 gennaio 2020 o comunque già accertate classificazioni di debiti a sofferenza. Ma quali sono le percentuali, il limite massimo di garanzia concesso? Le imprese medio-grandi con ricavi superiori a 1,5 miliardi di euro dovranno ricevere un'autorizzazione aggiuntiva attraverso un decreto del Ministero dell'Economia. Ciò significa che per queste realtà imprenditoriali il percorso per l'approvazione del finanziamento sarà ovviamente più lungo. In questa fattispecie, nel testo del decreto liquidità, si fa anche divieto per i soci di distribuire dividendi o acquistare quote della propria società nel 2020. Altro obbligo stabilito è di utilizzare il finanziamento ricevuto esclusivamente per investimenti di attività svolte in Italia o per sostenere i costi del personale operante in Italia. Le garanzie pubbliche copriranno un tetto massimo calcolato sulla percentuale riferita al fatturato e saranno pari al 25% del fatturato del 2019 o al doppio dei costi dell'impresa, intesi come valore del fatturato in Italia e ai costi del personale, il valore maggiore ovviamente, sostenuto in Italia. Quindi garanzia 90% con fatturato fino a 1,15 miliardi, garanzia 80% con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti in Italia, garanzia 70% con fatturato oltre 5 miliardi. Per le piccole e medie imprese, invece, il fondo di riferimento offre la garanzia al 90% che può arrivare al 100% in caso di prestito fino a 25.000 euro, ovvero in caso di copertura da parte di un Confidi, con i seguenti limiti alternativi, cioè il prestito non superi o il 25% del ricavo 2019, o il costo degli investimenti che si prevede di sostenere nei 12 mesi successivi alla domanda, purché autocertificata. Benissimo, questo vale per le imprese, ma il decreto funziona anche per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti con partita IVA? Sì. Possono fare richiesta di prestito garantito entro 25.000 euro anche persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni danneggiate dal Covid-19, danno che si dovrà attestare tramite autocertificazione. In questo caso, il fondo delle PMI che garantisce il 100% del credito. La cifra coperta da garanzia non potrà superare il 25% del valore dei ricavi dell'anno precedente. Per questo tipo di finanziamento non sono previsti costi per l'accesso al credito, si dovrà pagare solo i costi di istruttoria e di gestione dell'operazione. La garanzia non ha costi, è gratuita e la banca, anche senza esito dal fondo di garanzia, può erogare il prestito effettuando solo la verifica dei requisiti. Preciso che il prestito è restituibile in un massimo di 6 anni, ma il rimborso avrà inizio dopo 2 anni dalla sua erogazione. Lei ci ha parlato di costi di finanziamento, ma quali sono i tassi di garanzia e il tasso bancario? Chi richiede il finanziamento dovrà sostenere anche il tasso di interesse applicato per accedere alla linea di credito. Oltre alle commissioni della banca ci sono anche quelle di SACE che garantisce il prestito. Per quanto riguarda le banche, il decreto è molto chiaro. Le commissioni dovranno essere inferiori a quelle che normalmente la banca chiederebbe in assenza dell'attuale garanzia pubblica. Quindi in realtà non c'è un tasso stabilito, ma la banca si impegna ad attestare che il minor costo applicato all'impresa è uguale almeno al minor costo tra le condizioni di mercato offerte dai prestiti concessi senza garanzia. Si è calcolato che in linea di massima, nel caso delle piccole e medie imprese, ad esempio, il tasso non potrà e non dovrà superare il 2%.
tenendo conto che SACE applica lo 0,25% nel primo anno per le piccole e medie imprese e lo 0,5% per le aziende più grandi. Ma come si fa per richiedere il prestito? Per l'emergenza Covid-19 il decreto semplifica le procedure burocratiche necessarie a istruire la pratica di richiesta per avere il prestito. Solo per questa specifica richiesta sono ammesse sottoscrizioni anche con posta non certificata. Basterà quindi inviare una mail con documento di identità e precise, e questo è importante, precise indicazioni riguardo il tipo di contratto che si intende sottoscrivere. Non consiglio farvi seguire da un professionista esperto. Il testo del decreto specifica, leggo testualmente, che l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge. Grazie a tutti e ridò la linea al collega Dario Di Sena. Ringraziamo l'avvocato De Rosas per il suo intervento approfondito sulla garanzia del credito da parte dello Stato e il nuovo decreto Salva Imprese. E con questo concludiamo il secondo appuntamento del percorso elaborato dalla nostra organizzazione di diritto sul coronavirus e imprese e strumenti per la tutela dell'economia ai tempi appunto della pandemia. Vi rammento che l'organizzazione di diritto è sempre disponibile ad esaminare le vostre richieste e a chiarire dubbi, incertezze con interventi professionali e mirati. Vi ringrazio per l'attenzione e non dimenticate di mettere mi piace sulla nostra pagina Facebook. A presto e buona serata a tutti.